di questi autori che sono un po' italiani, un po' stranieri, o di stranieri che scrivono in italiano, cioè Nicolai Lin, sicuramente un esempio molto, molto significativo di questo tipo, della Volpi, insomma ci sono tutta una serie di presenze particolarmente intriganti, mi pare, nel calendario di quest'anno. Io sono già cercando di Cesare, insomma veramente siamo su livelli ancora più alti del solito. E io mi sono già prenotato per alcuni di questi dibattiti. E poi c'è, e di questo me ne parlerà anche Anna, mi pare il coinvolgimento, la capacità di coinvolgere tutta una serie di altri soggetti anche in questa rassegna di quest'anno, dal progetto come COP, alle attività con le scuole sempre più rafforzate e quant'altro. Io, per prevenire una questione che mi risulta in modo del tutto sorprendente, ma questo succede a volte con i rapporti con l'India, insomma, fa parte della dinamica, per prevenire una questione che è sorta, della quale si è parlato su alcuni giornali in questi ultimi giorni, volevo dire semplicemente che il supporto del comune rispetto a leggere per non dimenticare rimane fortissimo e inalterato, direi, nel senso che questa è una manifestazione a questo punto storica, consolidata, e rispetto alla quale noi riusciamo, anche in tempi non facilissimi come quelli che stiamo attraversando, a continuare a garantire un supporto. Poi, per come funziona, per quelle che sono le dinamiche di bilancio, siamo riusciti a garantire noi. Finanziamo anno per anno, evidentemente, perché il bilancio comunale funziona anno per anno, quindi siamo riusciti anche sul 2010, seppure in modo un po' emergenziale, ma siamo riusciti a coprire tutto quello che era previsto in termini budget per leggere per non dimenticare sul 2010. Il 2011 è il bilancio dell'apocalisse terminale con appunto questo taglio che arriva dal governo centrale di 35-40 milioni sul bilancio comunale l'anno prossimo, e quindi noi, fermo restando il sostegno alla legge per non dimenticare che non cambia anche nel corso dei prossimi anni, abbiamo cercato, rispetto alle iniziative alle quali teniamo di più, di metterle in sicurezza, allargando un po' la platea dei finanziatori, dando questo stimolo comunque anche ad andare a trovare altri fondi di finanziamento. E da questo punto di vista, Anna, abbiamo un prodotto straordinario da proporre, evidentemente, per fortuna, riesce comunque anche a trovare a rafforzare l'iniziativa che in nessun modo però pregiudica il sostegno pieno da parte del. Questo l'ho fatto solo per anticipare, perché poi dovremo andare via, dovremo superare la sala, quindi forse non ci sarà tantissimo tempo per delle domande Ho parlato anche troppo, cedo la parola ad Anna, ancora una volta, veramente caloroso. Io ringrazio veramente l'assessore Bello, che ci sono di essere bellissima, e posso solo dire l'essenziale, cioè che si tratta quest'anno di 58 incontri, 9 mesi di viaggio, attraverso la narrativa, la storia, la filosofia, la scienza, il turismo, l'analisi, architettura, saggistica, e non di tanto la letteratura che ho visto con gioia in un articolo su genere, che si è considerato per l'appunto c'è il consenso di un'architettura. Lo sento il progetto di uno scrittore della casa delle scuole, che ha avuto un crescente successo grazie anche al prezioso sostegno del assessorato alla cultura della provincia. E questo progetto, volevo sottolineare, ha avuto successo non solo per gli studenti, ma anche per i loro genitori. Si è inoltre esteso dal porto della libertà cittadina e si è significativo il rapporto che si è instaurato con le scuole di Bagnandicoli, grazie all'interessamento che si è cominciato a che doveva essere giornata. Ringrazio per avere presente nuovamente.